Grazie molto a voi dell'iniziativa, che insomma è veramente importante e utile di Smart Citizen in ambienti un po' accademici. Io sono provenienza accademica, quindi per me questa esperienza è un'esperienza nuova di misurarmi con progetti, con iniziative, dare concretezza a delle idee su cui magari per tanti anni si ragiona con grandi speranze, grandi idealismi e poi adesso si dice basta, adesso si parte e si cerca di fare delle cose. Di Smart Cities, dicevo, se ne parla in ambiti un po' più o meno accademici da molti anni, ci sono progetti bellissimi, l'MIT, Sensible City Lab, se qualcuno ha avuto modo di vedere un po' dei progetti sviluppati a livello internazionale, ci sono cose veramente strabilianti su come le tecnologie possono aiutarci a fare a migliorare l'efficienza energetica, la mobilità, i trasporti, anche a fare cose ancora più innovative che a nessuno sarebbero venute in mente. Lo sforzo che però il governo sta facendo e che è uno dei motivi per cui ha cercato di chiamare anche persone non solo tecnocrati ma persone magari come me abituate a ragionare di politiche pubbliche, di territorio, di economia, di società, è quello di utilizzare veramente questo strumento per affrontare problemi sociali reali legati al territorio, alle città, che è un patrimonio enorme del nostro paese, che sta soffrendo tanto negli ultimi anni, ha sofferto tantissimo, cioè tante ripercussioni dei fenomeni economici e sociali internazionali che noi abbiamo osservato e di cui abbiamo un po' subito le conseguenze. Tante di queste conseguenze si riversano principalmente sui territori, nelle città, disagi, emarginazione, ci sono tanti tipi di problemi e l'idea, sono problemi che sono stati molto spesso trascurati, cioè le città negli ultimi anni, se ci fate caso, i territori sono stati visti spesso più come o problemi o centri di costo, ci si accorge di loro quando diventano problemi di ordine pubblico, quando ci si deve mandare l'esercito. Invece l'idea è di cogliere questa opportunità, cogliere anche l'attenzione e la sensibilità che la comunità europea adesso sta avendo nei confronti delle città e di questa idea delle smart cities, e quindi approfittare di questa nuova attenzione per ridare degli strumenti ai nostri territori, alle nostre città, per affrontare dei problemi reali e aiutare le comunità, i cittadini a vivere meglio, a migliorare la qualità della vita, e quindi far capire anche ai cittadini, cioè le persone, che quando si parla di tecnologie e di smart cities non si parla di fantascienza, non si parla di cose, perché a volte la reazione di molte persone quando si va a parlare di altre tecnologie, di progetti molto innovativi, è di dire sì, vabbè, ho capito, ma noi adesso abbiamo altri problemi. L'obiettivo invece è di dire questi problemi possono essere risolti prima e meglio, in maniera più efficiente e meno costosa, se noi approfittiamo di queste tecnologie, perché riusciamo a fare quel salto che in questi anni non siamo riusciti a fare per mille difficoltà che adesso le tecnologie ci consentono di risolvere in maniera più rapida. E l'Italia può assolutamente farlo. Io per il mio lavoro viaggio molto e mi è capitato di viaggiare anche in paesi che siamo abituati a considerare in via di sviluppo, e vedere come questi paesi stanno utilizzando le tecnologie oggi per fare questo salto, per affrontare anche problemi sociali veri, reali, delle persone, per me è veramente una fonte di ispirazione. Io sono tornata recentemente dal Brasile e lo Stato di Rio sta cercando di sfruttare le tecnologie per affrontare una serie di problemi di emarginazione, di povertà, di istruzione che l'affliggono da sempre. Per fare solo un piccolo esempio, giusto per dare l'idea della concretezza, no? di come questo si traduce poi davvero in sviluppo e in migliore qualità della vita, hanno fatto questo progetto di tecnologia applicata all'educazione, all'istruzione. Loro hanno un problema enorme di ragazzi che non vanno a scuola, di abbandono scolastico, ma veramente pesante. In realtà neanche i professori vanno a scuola, per cui hanno questo problema, quindi la scuola non ci va nessuno, pur avendo anche costi molto grossi, enormi, perché comunque le scuole, ricevendo sussidi dallo Stato per i pasti, per le mense o per i trasporti, non hanno nessun incentivo a riportare gli studenti che se ne vanno. Quindi loro hanno fatto questo progetto, hanno dotato di ogni studente, c'ha un tesserino,
magnetico. Questo tesserino già ci carichi sopra i viaggi dell'autobus, quindi quando il ragazzo sale in autobus e passa il tesserino già parte il messaggio: questo ragazzo sta in autobus, e quando arriva a scuola passa il tesserino, ok, l'autobus l'ha portato a scuola, non è andato al mare. E poi in quel momento, se il ragazzo non si presenta, mandano un sms ai genitori, per cui c'è anche un coinvolgimento delle famiglie, e informano, fanno il collegamento col servizio della mensa, di modo che anche il numero dei pasti rimborsati è corrispondente al numero di ragazzi che sono lì. Voi tenete presente che prima lo Stato di Rio sapeva di avere 1.200.000 studenti e pagava pasti, viaggi e tutto per 1.200.000 studenti. Dopo l'introduzione del tesserino si sono accorti che questi studenti erano 200.000 in meno di quelli che loro pensavano di avere. E quindi pensate al risparmio anche di 200.000 pasti, viaggi al giorno per tutto l'anno, quello che può significare, senza contare che poi questo consente anche di andare a intervenire, di capire dove c'è il maggior disagio, quali sono le famiglie più a rischio, quelle che rispondono di meno, cioè di fare interventi molto più efficaci e molto più mirati per risolvere un problema sociale che ha piagato il Brasile per decine di anni. Quindi questo solo per fare un esempio, cioè di un paese che magari noi non eravamo abituati a pensare solo col carnevale, e che sta usando le tecnologie non per fare cose esotiche, ma per risolvere problemi sociali importanti e legati alla società. Quindi questo è lo sforzo che il governo, insomma, che le persone che cercano di lavorare su questi temi vogliamo fare. Per questo motivo esperienze sono utilissime, cioè come le città, partire, come si diceva, dal basso, dai bisogni del territorio, dai bisogni delle persone. Questo è uno sforzo enorme, perché significa anche cambiare tante delle procedure anche all'interno della burocrazia attuale, anche all'interno del Ministero. Ieri il Ministero ha lanciato la consultazione pubblica per sentire le opinioni dei cittadini sull'abolizione del valore legale del titolo di studio, che era una cosa che non era mai stata fatta quindi è partita ieri, perché giustamente il ministro, quando si è accorto che su questo tema c'erano opinioni molto discordanti e c'era una forte anche, come dire, un tema molto sentito, ha deciso di aprire questa procedura. Però chiaramente questo ha scardinato completamente il modo, anche il ministro dice: come si fa, che tipo di tecnologia si usa, come la si può lanciare. È stata una riflessione importante, una cosa nuova. Sicuramente ci saranno cose che si possono fare ancora di più, migliorare. Sono stati messi tutti i dati delle scuole online, anche questo, la scuola in chiaro, un nuovo progetto che è stato fatto, sembrano sciocchezze, ma tutti i dati, non è vero che non ci sono, ci sono, però magari stanno nascosti in alcune parti e poi diventano strumenti di potere, come è successo col ministero del governo scorso, in cui non si riusciva a capire quanti studenti erano stati bocciati, quanti studenti, sembrava questa informazione calata dal cielo che non ce la volevano dare. Adesso è tutto online, tutte queste informazioni qualsiasi cittadino può andare online e le può verificare. Quindi, e questi sono solo i primi piccoli passi che si cerca di fare. Chiaramente poi ci sono anche altre sfide, quindi non solo ribaltare delle procedure all'interno della burocrazia, capire le tecnologie, come usarle, ma un'altra sfida che io vedo e su cui veramente mi farebbe piacere avere contributi da parte delle persone che vivono questi tipi di tematiche, di problemi sul territorio, è riuscire ad integrare le politiche, i progetti tecnologici con politiche anche in altri ambiti, cioè nel senso che faccio un esempio concreto così ci capiamo subito. Smart cities significa per esempio cercare e pensare delle tecnologie per migliorare il problema del traffico o della congestione nelle città, e ci possono essere iniziative molto belle, tecnologie interessantissime, innovative. Certo, però, se noi ci preoccupiamo solo esclusivamente di pensare a progetti su questo fronte e parallelamente magari non aggiorniamo i piani urbanistici o le politiche su come vengono costruite e portate, allora le due cose diventano magari incompatibili, e quindi abbiamo delle tecnologie intelligenti abbinate a delle politiche stupide. Allora, capito, bisogna cercare anche di scovare all'interno delle politiche esistenti,
delle procedure esistenti gli ostacoli affinché poi le altre politiche, cioè che possono impedire alle politiche nuove di spiegare appieno la loro efficacia e il loro potenziale. Questo chiaramente è una grandissima sfida, perché significa parlare di tanti più temi di quelli con cui si era partiti, significa parlare appunto di urbanistica, significa parlare di anche di incentivi che i comuni a volte hanno a costruire indiscriminatamente, come si cambia questo sistema, come si scardina questo sistema di incentivi, come si può cambiare il modo di pensare, di costruire una città affinché al suo interno le tecnologie abbiano ancora più senso e più efficacia. Quindi queste sono sfide enormi che stiamo cercando di affrontare man mano che ci troviamo davanti. Chiaramente qualsiasi esperienza, soprattutto non solo sulle cose belle e interessanti che si possono fare, ma sugli ostacoli e problemi che ci impediscono di realizzarle, perché poi è come si diceva prima, dare concretezza a questi progetti significa rimuovere tutti gli ostacoli, tutti i problemi, per appunto accompagnare questi progetti con politiche intelligenti che li aiutino a farli diventare realtà. Quindi io penso di aver abusato, sto già, non voglio fare subito i difetti della e quindi io vi ringrazio tantissimo, tanto abbiamo anche tempo dopo nella discussione di tornare su questi temi, e mi auguro che ci siano anche moltissimi spunti anche dal pubblico e poi dalle persone che avremo in tavola rotonda. Grazie.